Buonasera a tutti, bentrovati. L'esercizio questa sera può essere fatto in due modi, uno modo grafico e un modo analitico. Li faremo entrambi. Il primo è un modo analitico con le formule allossodrome a brevi distanze. Andiamo a vedere perché è un interessante esercizio di intercetto. Il comandante di una motovedetta della capitaneria di porto deve intercettare una nave sospetta. L'ultima posizione nota della nave alle ore 22:15, sottolineiamo la prima cosa importante. 41 gradi 54 primi nord, latitudine 11 gradi 24 primi est, longitudine. Il vettore bersaglio, evidentemente carpito, intercettato per radio, è 250-10 nodi. Il comandante decide di intercettare la nave a partire dal punto presunto dell'una, cioè dobbiamo calcolare la posizione presunta della nave da intercettare relativa alle ore 1:00. Considerando che la motovedetta parte alle 22:45 da Civitavecchia, attenzione, 21:15-22:45 c'è una differenza di tempo, evidentemente il tempo di preparare la motovedetta, questo è il punto di Civitavecchia, calcolare il vettore proprio di intercetto. Ripeto, si può calcolare con le formule dell'allossodromia a brevi distanze. Oh, il primo problema è proprio quello di scoprire il punto dell'una. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo calcolare m, la distanza percorsa dalla nave. Dalle 22:15 all'una sono 2:45. Quindi cosa bisogna fare? Vettore bersaglio, velocità del bersaglio, scusate, per il delta t. Il delta t, quindi dobbiamo fare 10 kn per differenza di tempo, quindi qua dobbiamo mettere 2:45. Quando noi diciamo 45 minuti, diciamo sempre 2 ore e 3 quarti. 3 quarti, se facciamo 3 diviso 4, in realtà sono 2 ore, virgola 75, e si dovrebbe scrivere 2,75 ore per 10 nodi. Quindi il percorso, basta fare 45 diviso 60, si ottiene 0,75. Il percorso M, basta fare 10 per 2,75. Riscriviamolo qua sotto, M è 27 virgola 5 nautical mile. D'accordo? Noi abbiamo messo il vettore bersaglio, intendiamo il vettore bersaglio come prora vera e velocità propria. Se durante l'intercetto ci fosse la corrente, sappiamo che la corrente è democratica, quindi non influisce sui tempi, influisce solamente sulle coordinate del punto finale. Quindi adesso in fase di pianificazione il comandante deve fare questo prima di partire. Consideriamo prora vera uguale rotta vera, velocità propria uguale velocità effettiva. Poi nel caso reale, quando siamo a bordo, possiamo anche considerare delle correzioni. In questo momento scriviamo prora vera uguale rotta vera del bersaglio uguale 250. Dobbiamo calcolare subito, facendoci una rosa dei venti, quale sia la rotta quarantale. Bene, nord, est, sud, ovest. 250 è questo angolo qua. Quindi questo che vedete è la rotta vera, scriviamolo qui. La rotta quadrantale è questa, appartiene al terzo quadrante, sud-ovest è la rotta quadrantale. Quindi dobbiamo fare 250 meno 180, quindi rotta quadrantale uguale sud 70 gradi ovest. Questo è importante per quale motivo? Perché sappiamo subito il segno del delta phi e sappiamo subito il segno del delta lambda. Senza usare formule, il segno lo possiamo scoprire direttamente dalla rotta quadrantale ricavata dalla rotta vera. In questo modo possiamo usare le formule adesso: delta phi uguale m per coseno di rv o r, la stessa cosa. Non c'è bisogno di scoprire, di calcolare il segno in questa formula, perché sappiamo già quale sia il segno del delta phi, ripeto, dalla rotta quadrantale. Quindi qua basta fare m27.5 per coseno di 250 uguale, viene 9,40, 9,4. Quindi qua scriviamo meno 9,4 primi direzione sud, come abbiamo visto prima. Immediatamente φ di intercetto, φ di x sarà questa. 41,54 meno 9,4, quindi phi di x è 41 gradi 44,6 primi. Come ha fatto, professore? 54 meno 9,4.
D'accordo? Questo è la φ di x. Sottolineiamolo due volte perché è il primo dato che calcoliamo dell'esercizio. Immediatamente la φ media, perché ci serve per le formule della delta lambda, della differenza di longitudine, φ media è 41 gradi, azzeriamo, 41 gradi, 44,6 primi, più 41 gradi, 54 primi, uguale diviso 2, uguale 41 gradi, 49, 18 secondi, diviso 60 fa punto 3, quindi 41 gradi, 49 primi, punto 3, 41 gradi, 49,3 primi nord. L'altra formula è delta lambda, m per il seno della rotta vera fratto il coseno della φ media. Se noi facciamo questa formula, vediamo subito, 27,5 per seno di 250 uguale diviso coseno di φ media, 41 gradi, 49,3 primi. Andiamo a vedere, viene 34,67, approssimando la prima cifra decimale, 34,7 meno 34,7. Perché meno, professore? Sempre per il discorso del delta lambda che è venuto ovest, quindi questo meno dipende dal segno della rotta quadrantale che abbiamo visto prima. Lambda di x dobbiamo fare questo lambda, 11,24, 11 gradi, 24 primi, andiamo verso ovest, quindi dobbiamo togliere, meno 34, fermo professor Stefano Errore, 0 gradi, 34,7 primi, uguale 10 gradi, 49, 18, come prima, 18 secondi, diviso 60 fa punto 3, 10 gradi, 49 primi, punto 3, quindi 0, 10 gradi, 49,3 primi, sempre est. Questo è l'altro dato che è importante. Quindi abbiamo scoperto la posizione dell'una. Adesso ci separiamo un'altra volta, ci dedichiamo un altro spazio, un'altra colonna, e qui scriviamo punto A, Civitavecchia, da dove parte la moto vedetta. 42 gradi, 006 primi nord, 011 gradi, 48 primi est. Il punto X lo riscriviamo, 41 gradi, 44,6 primi nord e 0,10 gradi, 49,3 primi est. Qui in mezzo ci possiamo scrivere la φ media, gradi, 0,6 primi, più 41 gradi, 44,6 primi, uguale, diviso 2, uguale, 41,55,3, 18, sempre 18 secondi sarebbe punto 3, 41 gradi, 55,3 primi, nord, questa è la φ media, delta φ, andiamo da 42 a 41,46, basta fare questo meno questo, 41 gradi, 44,6, meno 42 gradi, 42 gradi, 0,6 primi, uguale 21 primi e 24 secondi sarebbe 21,4, meno 21,4 primi, meno perché questo φ di b sarebbe φ dell'arrivo meno φ della partenza, 21,4 primi, direzione sud. Poi delta lambda è uguale a questo arrivo meno partenza, 10 gradi, 49,3 primi, meno 11 gradi e 48 primi, uguale meno 58,42 sarebbe 58, meno 58,7 primi, direzione ovest. Quindi anche noi che partiamo da Civitavecchia dovremmo fare una rotta sud-ovest. D'accordo? Ci prepariamo già questa, nord-est, sud-ovest,
e ci calcoliamo immediatamente la tangente della rotta quarantale, uguale delta lambda in primi per coseno di phi media diviso delta phi. Qui dico ai ragazzi, non vi preoccupate del segno, quindi mettiamolo in valore assoluto, perché il segno della tangente di R della rotta quadrantale è dato proprio dal segno del delta phi e dal segno del delta lambda. Quindi ci mettiamo una bella R qui. Scopriamo quant'è. 58,7 per coseno di phi media, 41 gradi, 55,3 primi, uguale diviso delta phi, 21,4 uguale tangente di R uguale 2,0409467 43. Lo scrivo così voi potete controllarlo con la vostra calcolatrice. Shift tangente alla meno 1 uguale rotta quadrantale 63,89, mettiamo 63,9 uguale, attenzione professore, sud 63,9 ovest. Oh, quindi è sud 63,9 ovest, siamo più o meno qui, questa è la rotta vera, quindi questa è rotta quadrantale, questa è rotta vera, dobbiamo fare 180 più 63, 63,9, 243 rotta vera uguale 243,9 gradi, questa è la rotta che dobbiamo fare da Civitavecchia. Il problema sta proprio nella velocità. Attenzione, determiniamo il percorso M uguale, ovviamente M' è quello della nostra nave, della motovedetta, uguale delta phi in primi, fratto coseno della rotta vera, stavolta questa, quindi dobbiamo fare 21,4 diviso coseno di 243,9 uguale 48,64, approssimiamo sempre la prima cifra, 48,6 nautical mile. La velocità di intercetto, attenzione, qui dobbiamo calcolare prima il delta T, che è diverso. Prima era 2,45, sì, perché l'ultima posizione della nave era 22,15. In realtà noi partiamo alle 22,45, quindi il delta T questa volta è 2 ore e 15 minuti. 48, velocità di intercetto sarà questo spazio diviso questo tempo, 48,6 diviso 2 ore e 15 minuti. O lo facciamo col pulsante gradi primi e secondi, oppure trasformiamo questo in decimi di ora. 48,6, questi sono nautical mile diviso 2,25 ore. Dovrebbe essere poco più di 20 nodi. Vediamo un po', 48,6 diviso 2,25 uguale 21,6 nodi. Quindi la velocità di intercetto è notevole. 21,6 km. Qui abbiamo scoperto di dover fare da Civitavecchia una rotta, sottolineiamola, importante 243,9, e la velocità di intercetto deve venire 21,6. Adesso cambiamo foglio e ci calcoliamo graficamente, dovremmo trovare gli stessi risultati. Metodo grafico, scala 1 centimetro uguale 2 nautical mile, abbiamo a disposizione solo un foglio A4, abbiamo già messo la squadretta, la linea di fede appoggiata al bordo del foglio, quindi ci siamo già fatti, vedete, i due meridiani sia a dritta che a sinistra del foglio, quindi possiamo mettere le due direttrici nord. Il punto A è in realtà il punto delle ore 21, se non mi ricordo male, 22:15 della nave da intercettare. L'abbiamo messo più o meno al centro, perché poi ci verrà facile mettere anche gli altri punti. Allora, il metodo grafico in cosa consiste? La nave sta andando a 250 a velocità 10 nodi. Quindi io praticamente cosa faccio adesso? Mi metto sulla squadretta su 250 e vado a traslare la squadretta sul foglio. Forse è meglio farlo da questa parte.
Vedete? Lo zero della squadretta, questo 0 qui, 250. Adesso utilizzando l'altra squadretta e mettendola sul cateto come abbiamo fatto tante volte, traslo la prima fino al punto. Eccolo qua. E facciamo eccolo qua, la rotta 250. Ora, per completezza del disegno, ci mettiamo, guardate, il meridiano relativo al punto A. Quindi questo è il meridiano che potrà servirci anche dopo, parallelo al meridiano che abbiamo fatto al bordo del foglio. Perché dico questo? Perché qui possiamo tracciare sempre il nord. Questa rotta qui è la rotta 250. Come fare a trovare il punto X? È abbastanza facile. Perché basta moltiplicare, trovare M è uguale, sappiamo già il punto è dell'una, quindi sono 2 ore e 45 minuti per 10 kn, l'abbiamo fatto anche prima, lo rifacciamo 2,25 ore, scusate, 2,75 ore per 10 km uguale 27,5. Attenzione, la scala è 1 a 2, quindi per correttezza 27,5 diviso 2 uguale 13,75. 13,75 centimetri, quelli sono 10, 13,5, 6, 7, lo mettiamo un po' a metà, ecco qua il punto X. Questo è il punto X. Ora, immaginando di stare sulla carta nautica, dobbiamo far passare, attenzione, mettiamo le coordinate intanto del punto A. Phi di A e lambda di A. Ok? Le andiamo a copiare, ci prendiamo l'esercizio, eccolo qua, non so se si vede, ecco, facciamo così, così si vede. Allora, 41 gradi e 54 primi e questo 0,11 gradi e 24 primi, est e nord. Una volta fatto questo, ci prendiamo, mettiamo la squadretta a 90 gradi, la metto al contrario solo per comodità di disegno, la trasliamo, mettiamola un po' più su. La trasliamo sul punto X e ci tracciamo il parallelo che passa al punto X. Guardate. Ecco fatto. Andiamo a determinare immediatamente, siccome questo è sul meridiano, il delta phi lo misuriamo subito. Allora, andiamo a misurare. 4 5, 4,6, aspettiamo, mettiamolo meglio, 4,7 centimetri, 4,7 centimetri, scala 1 a 2 sarebbero 9,4 primi, la direzione si vede che è verso sud, quindi immediatamente possiamo mettere phi di x, questo meno 9,4 centimetri, quindi 41 gradi, 44,6 primi. Mi ricordo che prima veniva praticamente identica. Andiamo a vedere adesso, questo che andiamo a misurare non è sull'equatore, quindi questo è in pratica un appartamento. 13 centimetri, scriviamo l'appartamento uguale 13 centimetri, uguale, sempre considerando la scala, 26 nautical mile. Adesso per calcolare il delta lambda dovremmo fare la phi media. La phi media, ricalcoliamocela, 41 gradi 54 primi più 41 gradi 44,6 primi uguale diviso 2 uguale 41,49,3 phi media 41 gradi 49,3 primi nord e quindi qua usiamo la formula inversa dell'appartamento delta lambda in primi ovviamente
è uguale all'appartamento fratto coseno di fi media, uguale 26 diviso il coseno di 41 gradi 49,3 primi, uguale 34,8, sarebbero 34 meno, perché verso ovest, 34,8, 88, 34,9 primi. Immediatamente ci calcoliamo, da questo togliamo 34,9 primi. Andiamo a vedere se il risultato viene lo stesso, 34,7, 34, noi ci è venuto 34,9. Quindi 11 gradi 24 primi meno 0 gradi 34,9 primi, uguale 10 gradi 49, questa la scriviamo qua, lambda di x 0, 10 gradi 49,1 primi, sempre nord. Una volta stabilito, vedete, phi di x e lambda di x, rispetto al disegno, rispetto al punto A, dobbiamo mettere Civitavecchia. Allora, 41 e 54 fino a 42,06 sono 12 primi in più, quindi per il delta phi basta mettere 6 centimetri. Ci disegniamo, mettendo la squadretta a 90 gradi, il parallelo di Civitavecchia. Eccolo qua. Questo, ripeto, è il delta phi tra il punto A e Civitavecchia. Sarebbero 12 primi. Perché, professore? Civitavecchia è 40,06, questo è 41,54. Basta mettere esattamente i primi, sarebbero 6 centimetri. Una volta fatto questo, dobbiamo trovare da 11 a 24, ragazzi, vedete, A fino a Civitavecchia, che è 0,11 gradi e 48 primi, il delta lambda è 24 primi, da 24 a 48. Quindi qua sappiamo il delta lambda sull'equatore, adesso dobbiamo trovare l'appartamento. Anche qui 41,54, 42,06, la phi media è 42 gradi. Varia di poco rispetto a quella che abbiamo calcolato prima, potremmo calcolare un'unica phi media, però va bene così. Quindi qua adesso l'appartamento uguale delta lambda in primi per coseno di phi media. Andiamocelo a calcolare. Quindi stiamo parlando di delta lambda in primi, 24 primi per coseno di 42 gradi, uguale 17,8. Quindi questi sono, l'appartamento è 17,8 nautical mile. Allora, qui è scala 2, 1 a 2, quindi devo mettere ovviamente 17,8 diviso 2, 8,9 centimetri. Ecco qua il punto relativo a Civitavecchia. Adesso la cosa è molto facile, perché basta unire, vedete, Civitavecchia col punto X e andare a calcolare, guardate, questo è il percorso che deve fare la motovedetta. Cosa dobbiamo calcolare? Questa distanza fino a qui sono 20, 21, 22, 23, 24,3, 24,3 centimetri sono uguali, corrispondono a 48,6 nautical mile. Per curiosità andiamo a vedere 48,6 nautical mile. E dobbiamo controllare la rotta. Molto facile, mettiamoci su uno dei tre meridiani, quello centrale, andiamo a vedere, mettiamoci un po' meglio, eh. Eccolo qua.
Allora, 240, 41, 42, 43,9, forse 244, 243,9. Rotta vera uguale 243,9 nautical mile. 48,6 lo dobbiamo fare, dobbiamo cercare di farlo. Questo, ovviamente poi partiamo, questo sono le 22,15. Queste sono le 22:45, 43, questo ovviamente è 0100 per entrambi, quindi 48,6, 22:45, 0100, 48,6 diviso, stesso calcolo abbiamo fatto prima, qui sono un'ora, 2 ore e 15, 2 ore e 15 minuti, uguale, viene con i gradi. 21,6 la velocità, V intercetto uguale 21,6 kn. Come avete visto, i risultati sono leggermente differenti, qualche primo qui, rispetto a quelli ottenuti. Ovviamente sono più esatti questi, quelli ottenuti in maniera analitica, però vedete che il disegno in pratica ha dato gli stessi risultati senza usare troppo la calcolatrice. La calcolatrice l'abbiamo usata solamente per il discorso dell'appartamento. I risultati sono venuti identici. Grazie per l'attenzione.